In questi giorni abbiamo scoperto di tutto e di più, persone che non sanno con quale azienda hanno lavorato. Di solito nelle aziende serie, nei cantieri sulla quale vige il controllo, si può sapere esattamente in tempo reale quanti lavoratori sono presenti sul cantiere e con quale azienda lavorano, perché si deve essere anche il libro di cantiere. In questa situazione si stanno arrivando notizie molto diverse. Com'è possibile che in un cantiere così grande, per una grande azienda, non si riesca a sapere chi è che ci lavora dentro? Questo è frutto di tutte le norme che hanno cambiato, soprattutto sul codice degli appalti, quindi autorizzando con i subappalti a cascata. Chi prende questi appalti con dei ribassi talmente alti, dai 30-40%, o mette materiale scadente sulle lavorazioni, o magari non paga le maestranze, o magari le maestranze che ci sono non sono regolari. Perché la matematica non è un'opinione: se un'opera costa 100 e tu riesci a fare un ribasso del 40, o sei più bravo di me in matematica, o c'è qualcosa che non torna. Quindi a questo punto è una situazione davvero kafkiana, come lo possiamo dire, perché non ce l'aspettavamo, soprattutto su un cantiere così importante della S Lunga. E su questi lavoratori, due erano iscritti comunque alla nostra CGL, la Filea di Bergamo, quindi sono lavoratori che comunque hanno transitato nella cassa edile di Bergamo. Uno non lo troviamo, ma è sicuramente su quello gira voce sempre lì nella comunità Palazzolo, che è una persona che non aveva il titolo di soggiorno. Quindi immaginate, se uno non aveva il titolo di soggiorno, in queste condizioni può solo essere un lavoratore irregolare. Che cosa andrebbe fatto da un punto di vista legislativo adesso? Un inasprimento delle leggi sugli appalti. Puoi fare mille leggi, però se non vengono applicate e non ci sono anche i controlli, queste leggi non servono a nulla. Primo punto, bisogna investire sulla formazione di questi lavoratori e addetti che vanno sui cantieri. Due, bisogna anche garantire oggi chi apre un'azienda edile di avere una formazione, quindi i patentini per i datori di lavoro dell'edilizia, perché non è ammissibile che quando io devo fare il parrucchiere devo fare tutti i corsi possibili per diventare il parrucchiere. E chi apre un'azienda edile, basta carta d'identità, codice fiscale e 100 euro, tu apri la tua azienda. Allora a questo punto capite bene che c'è una differenza abissale sull'approccio che le persone devono avere sulla sicurezza. La quarta cosa, che per noi è fondamentale oggi, avere una legge nazionale sulla quale si timbra per entrare sui cantieri edili, perché non è possibile che ogni volta che c'è un morto tu non sai come si chiama, o devi fare tutte le indagini possibili per scoprire come si chiama il lavoratore e scoprire anche come si chiama l'azienda. Infatti diceva che alcuni operai la mattina scoprono dove andranno a lavorare. Ma certo, ma ci sono lavoratori che non sanno mai cosa fanno la mattina, e tramite i loro gruppi WhatsApp ti mandano anche il messaggio nel cantiere dove devi presentarsi. Tutti i lavoratori edili oggi, tantissimi, ricevono i messaggi sul telefono tramite WhatsApp, o altrimenti la domenica, se vai nei bar, vedi anche come c'è la ripartizione di ogni nazionalità in base alla mansione che fanno.